E questo è il sabato del convento, una vera maestra dell'imitazione, simpaticissima, brava e umile come poche altre artiste sanno esserlo. Una lunga carriera alle spalle, esordito nel 1992 alla Corrida di Corrado, imitando Patti Pravo, Albano e Romina e Mietta. Andiamo con la copertina. Attrice ed imitatrice italiana, coach allo spettacolo Tale Quale Show, da settembre presenza fissa accanto a Salvo Sottile, ai Fatti Vostri su Rai 2. È sicuramente tra le professioniste del mondo dello spettacolo più apprezzate. È con grande piacere ed affetto che accogliamo al sabato del convento Manuela Aureli. Pace Ma bene, Manuela, benvenuta. buonasera a voi, ma che Ciao. piacere, che bella presentazione, commovente. Che Grazie, carine, grazie. grazie, Allora, Emanuela, grazie. Sì. Hai iniziato davvero imitando, possiamo dire, la gente del tuo paese, della tua famiglia, in particolare zia Laura. E poi è stata la tua mamma a iscriverti alla corrida. Avevi 18 anni, quindi, come dire, già le idee chiare, sapevi già che quello sarebbe stato il tuo lavoro. Sì, come una vocina, insomma, che mi stava dicendo, anticipando il futuro. Quindi diciamo che a 18 anni mamma mi iscrisse alla corrida e io sentivo già nella mia vita di fare quel percorso. E dicevo a lei, ai miei genitori, un giorno andrò in televisione, quindi diciamo che è come se avessi preannunciato il mio destino, insomma. Quella strada maestra che poi ho seguito nel tempo e quella vocina interiore, e a quella vocina ho dato ascolto. E eccomi qua, insomma, se mi ha portato fino a voi, sono contenta, sono tanto contenta. È una professione che, oltre a far divertire, ti diverte. No, ci Sì. spieghi un po' come funziona? Sicuramente tanto studio, non solo delle voci che devi imitare, ma penso anche un po' gli atteggiamenti del corpo, del... Esatto, bravo. La gestualità, la mimica, devi entrare proprio dentro all'anima di quel personaggio per prendere proprio i suoi Aspetti connotati, particolari, ecco, sì. particolari, i suoi connotati. Cioè, diciamo che la tua anima trasloca per accogliere quella del personaggio che intendi rifare. Ed è un percorso ovviamente divertente perché devi cercare di assumere le sue sembianze con quel tono che un po' più si rifà a quello originale, cercando di investire tutto, l'anima, l'ironia, anche il coraggio, perché ci vuole coraggio, insomma, a fare. È un'impresa, è proprio un'impresa. Certo, Emanuela, Sì. quale personaggio secondo te ti riesce meglio e quale ritieni sia più difficile da imitare? Allora, quello che mi riesce meglio, ovviamente, non posso essere io a giudicarlo. Che senti tuo, che senti un po' È più... quello che forse è un po' mio. Tutti, tutti. Perché son come dei figli, no? Come dico sempre io. Non è che puoi amare Francesco, Giovanni Ernestina in un modo diverso se fossero tutti figli miei, così come non posso prediligere l'imitazione di un Albano, di una Romina o di Milly Carlucci, Mara Venier o Maria De Filippi,
perché tu li ami tutti nello stesso modo, perché avendoli scelti, evidentemente ho captato un'energia loro che a me è piaciuta a tal punto da volerla ricreare in un certo qual modo, farla vedere a modo mio, riproducendola al pubblico. Hai la fortuna di fare un lavoro che ti piace, restando umile e sempre te stessa, Emanuela. In momenti però storici difficili, la pandemia, ora la guerra a pochi passi da noi, diventa in un certo senso anche un po' difficile per chi fa questo mestiere far sorridere la gente. Oppure è proprio in momenti come questi che bisogna mantenere alto l'umore? Sì, bisogna cercare di mantenere alto l'umore anche se tante volte né noi che facciamo questo mestiere né le persone ne hanno tanta voglia perché tutto uno vorrebbe in questo momento tranne che ridere, però forse è un modo per superare la tristezza, è proprio cercare di ricostruire, ripartire da un sorriso, da una battuta, da un qualcosa che ci sollevi gli animi. Questo è difficile, comunque far ridere è sempre complicato, specie poi in questo momento. E infatti a pochi giorni dalla guerra siamo andati ovviamente in onda il giorno dopo e vi assicuro che è stato tremendo, perché con il cuore che hai a pezzi per via di quelle immagini che uno atroci, che uno vedeva insomma la perdita, la perdita di questi bambini, la perdita di queste persone, le mamme, di tutta questa popolazione poverina che insomma ha visto perdere tutto, dalla casa alle proprie origini, alla propria essenza. Sì. Insomma, E queste queste cose. cose ci hanno fatto talmente male e quindi abbiamo anche fatto fatica ad andare avanti anche nel programma perché con questa angoscia nel cuore come fai a far sorridere? Cioè in che modo puoi farlo? Difficilissimo, difficilissimo. Adesso diciamo in un certo senso c'è un po' una ripresa, però insomma finché non finirà questa guerra non saremo liberi del tutto di sorridere proprio come Certo. vorremmo. Certo, ancora siamo lontani, ma spero che insomma riescano a rinsavire certe menti così strane, così insomma non so come definirle queste Certo. menti malate, diciamo, ecco. Ecco Emanuela, vogliamo per un attimo lasciare Roma, lo facciamo insieme a te. Vieni con noi a San Giovanni Rotondo, ti riportiamo indietro nel tempo al 2008, sei stata ospite del JP2 Jamming Festival in onore di Giovanni Paolo II. Amano Ma te, che carini! i tuoi personaggi, Ma guarda, Manuela, ben è arrivata. un'emozione, grazie, ben trovati tutti, veramente. Io magari. Tesoro, grazie di questo invito, veramente. Io ho fatto tanti anni Domenica Inn e adesso c'è una nuova conduttrice che tra l'altro saluto a Domenica Inn, che è Con Lorena affetto, Bianchetti, tesoro. vero? C'è una grande Grande. amicizia, stima reciproca. Certo, perché lei faceva al posto tuo, ecco, e dico, e di tutti i posti proprio al mio, Proprio se io. doveva mettere, tesoro, in Mara, teresia, mi viene da piangere, mi ma sì. commuove. Serio, ma hai un'estensione Ma pazzesca, il vibrato. sotto la doccia, infatti, ho le querele dai vicini di casa Sì, io. eh. Tutti querele. Manuela Aureli, Grazie a grazie. tutti, grazie di questo Grazie, complimenti. bellissimo Sì, incontro. fra Francesco Di Leo, perché deve consegnarti
Guarda, ci sono anche i fiori. Si è mosso lui il rettore. Sì, grande. Guarda, ci sono anche dei fiori come omaggio alla tua bravura. Mamma mia. Scambiatevi questo segno di pace. Grazie. Grazie. Francesco. Io proporrei un altro applauso perché davvero è un artista con la missione di far sorridere la gente. Grazie, brava. Grazie. Ma che momenti meravigliosi abbiamo trascorso insieme a San Giovanni Rotondo. Tesoro mio, che bei tempi. Ero pure più giovane, fra Francesco. Ma anch'io. No, lei è sempre giovane. Ma il tempo passa. E l'uomo non se ne avvede, si dice. Però, insomma, Manuela, l'importante interiormente è non perdere mai la linfa, no? Certo. Bisogna essere giovani dentro e non è una frase fatta, è importante davvero sentire la vita sempre, in ogni momento. È vero, fu una bellissima esperienza quella, insomma, venire da voi e di... Poi nel nome di due grandi santi, no? Giovanni Paolo II e San Pio da Pietrelcina. Padre mio. Emanuela, tu sei in qualche modo legata anche a San Pio, no? Ci racconti... devota proprio all'ennesima potenza. Sento proprio felice, come se mi avesse scelto. Io ho scelto Padre mio e lui ha scelto me, forse per proteggermi, insomma. E la sua presenza la sento in ogni momento della mia vita. Nelle scelte che faccio, nelle cose belle della vita, ma anche in quelle un po' meno belle, quelle dove il silenzio tante volte parla molto più di tanto rumore, e beh, lì c'è sempre Padre Pio che mi sostiene, mi sorregge e mi fa superare ogni cosa. Quindi devo tutto a Padre Pio, ecco, e sono felice quando mi chiamate perché è come se mi chiamasse lui. Quindi sono tanto contenta, siete dei tramiti. Emanuela, quanto è importante la fede nella tua vita? Voglio dire, a volte no, uno pensa che la vita di fede è quella che noi viviamo solo in alcuni momenti, quando si va a messa, quando casomai preghiamo, ma in realtà noi siamo cristiani sempre. Quindi quanto è importante per te il discorso della fede nella vita? Credere in un qualcosa senza aver visto, senza poter vedere nulla, no? Però certo. È credere a prescindere. Per me la fede è un qualcosa che è quel faro che illumina sempre la via, anche nei momenti grigi, non soltanto quando va tutto bene, come diceva lei. E la fede è una speranza in più, è quel qualcosa che ti aiuta a risolvere sia le problematiche, sia a vedere con più chiarezza la vita, insomma, a viverla con quel sano rispetto, con quella gioia nel cuore, sempre, sia che vada tutto bene, sia che non vada tutto bene. Quindi è risolutiva comunque, è un qualcosa che ti... È come avere sempre una luce accesa anche quando non c'è bisogno della luce. Certo. E è sempre lì ad illuminarti anche nel buio più profondo in cui uno sprofonda. Invece è sempre quella lucetta accesa che ti illumina sempre la strada comunque. Quindi io credo molto in Dio, credo molto in Padre Pio, credo molto perché avere Dio nella vita e non averlo fa la differenza, insomma. Io sono stata molto fortunata nella vita perché tutto ciò che mi è accaduto, tutte le cose belle della vita sono potute avvenire perché ho avuto questa fortuna, questa mano di Dio sempre sopra la testa che mi ha accompagnato sempre e la sento tuttora. E questo mi permette anche di evitare anche il male che a volte... posso incontrare nella mia via, perché il male uno lo vede, ma il Padre Eterno, ringraziando Dio, non mi fa avvicinare mai a quel male lì, mai. Mi porta sempre
in un'altra strada, per un'altra via dove riesco sempre a trovare persone, situazioni e opportunità sempre nuove, belle e positive, devo dire. Sì. Noi vogliamo concludere questa nostra piacevolissima chiacchierata, Emanuela, con una foto che immagino racchiuda un po' il senso della tua vita. Ecco, tuo marito Sergio e il piccolo Giulio, nato nel 2015. Mamma mia, è la forza della vita, se, ecco, è credere sempre in un qualcosa che possa accadere di bello nella vita, un po' come la fede. E diciamo che la famiglia è il perno centrale intorno al quale ruota tutto, è l'equilibrio della vita. Se hai quell'equilibrio lì, se tu ti senti in pace con te stessa e anche con chi ti è accanto, credo che sia il privilegio, la cosa più bella che uno possa sognare nella vita, insomma, e sapere che queste persone stiano bene, che stiano in salute, che ti amano e che tu le ami, no? Questa è la cosa più bella. Chiaramente Sergio arriva alla fine di di un percorso mio amoroso, diciamo, che aveva fino a quel momento sfortuna, cioè sono stata un po' sfortunata in amore, però forse questo, tra virgolette, calvario che ho provato in amore poi che si è poi risolto, questa esistenza di Sergio mi ha portato a credere ancora di più nell'amore, insomma, ecco, quando non ci credevo più è arrivato lui. E quando non pensavo di diventare mamma, perché ormai alla mia età, a 42 anni, pensavo posso solo diventare nonna prima, altro che mamma. Allora a quel punto, veramente vedi Dio che c'è sempre e ti dà delle chiare manifestazioni della sua presenza attraverso la nascita di un figlio che tu pensavi che non potesse accadere. Dice, Madonna, è così difficile, insomma, no? Rimanere, cioè diventare mamme a 42 anni. Eppure, naturalmente uno c'è riuscito, quindi significa che veramente sono stata fortunata tanto, e quindi Giulio rappresenta il tutto, tutto per me, tutto. Prima di Giulio è come se non avessi avuto niente nella vita, in un certo senso, capitemi cosa Sì, voglio dire. chiaro. Poi con la sua presenza, con il suo arrivo, tutto il puzzle della mia vita si è veramente completato. E dovessi veramente desiderare qualcosa, vi posso dire che ora come ora, diciamo che sarebbe proprio un sacrilegio, perché significherebbe chiedere troppo al Signore che già mi ha dato tutto. Quindi aspetto sempre che lui apra la finestrella e faccia entrare qualche novità. Se entra questa novità, bene, se no, ringrazio Dio per quello che mi ha dato fino ad oggi. Ecco, l'importante è vivere bene quello che abbiamo. Vero, vero. E Ecco. questo ci rende felici. Sì. Emanuela, noi davvero ti ringraziamo tanto per averci dedicato un po' del tuo tempo. Ma io ringrazio voi che l'avete dedicato a me. Ecco. E vogliamo anche farti un invito. Sì. Il 5 settembre scorso noi abbiamo istituito la giornata per gli artisti. Qui a San Giovanni Rotondo, una giornata di spiritualità e di fraternità. Ecco, ci farebbe piacere se quel giorno tu potessi essere dei nostri e vivere insieme questa esperienza nel nome di Padre Pio. Guardi, io quando mi chiama Padre Pio vengo a piedi magari, nemmeno con la macchina, ci cioè arrivo subito, ma il problema è che tante volte, ecco, se non ci fosse questa opportunità, perché forse a settembre ci saranno un po' di situazioni lavorative, però speriamo che quel giorno non si Certo, combini con l'inizio di un programma o di qualche altra cosa, se no io ci sono compatibilmente con i tuoi che impegni. volentieri, ma Assolutamente. volentieri lo sapete che io quando posso ci sono e da voi corro sempre, da Padre Pio, poi per me è una gioia, quindi Però, contateci sempre Emanuela, mi devi della mia fare anche una promessa. Da sì. questo momento in poi devi darmi del tu. Ah, va bene, fa Francesco, grazie, grazie, perfetto, ma sono onorata di dirti
che sono felice, insomma, di questa vicinanza ancora più gradita. Grazie. Siamo fratelli. Grazie a te. Ciao, alla prossima occasione. Grazie di questa ospitalità, un bacione a voi. Ciao. E viva Padre Pio. Grazie, ciao, viva a presto. Voi. Ciao. Bene, noi ci fermiamo ancora qualche istante, lì nella regia breve pausa e poi terza parte del sabato del convento.